Pensato nel 1925, gli appalti assegnati nelle strade del 1927 e realizzati nel primo paese, grazie alle buone maniere dell'epoca e ai favori di Trovato. L'aeroporto di Pollo si distendeva sul centinaio di metri della tenuta settentrionale tra Tevere, Ferrovie e Salaria. Un campo vasto che consentiva il decollo in tutte le direzioni, dotato di infrastrutture turistico-alberghiere oltre che di un impianto polisportivo, dal campo di caccia alla pista da corsa fino all'autodromo. Un buon vetrino per l'alta borghesia e la ristorazione antica del regime, vetrine di alto livello e non semplice scala aeroportuale, dotato di una certa forma per l'aggancio e la risalita dei motovolanti, fu pensato per una funzione anfibia. Pochissimi romani lo sanno, ma questi sono i resti della torre, della gru, che permetteva l'atterraggio degli idrovolanti all'aeroporto dei Vittori 90 anni fa. Probabilmente danneggiata dai bombardamenti del 1943, è rimasta sommersa tra fiume e vegetazione per decenni, fino alla riscoperta recente. Era gettante sul fiume quando atterravano gli idrovolanti, li agganciava, li sollevava e venivano portati negli hangar. C'erano delle cerimonie, le giornate dell'ala. In quell'occasione decine di idrovolanti riempivano questi rettilini del Tevere. Un apparato di cemento armato scommesso, colpito facilmente, collato e adagiato sul terreno, appare quasi disarticolato. In realtà è pressoché integro, aggrappato saldamente alla riva del fiume, fittamente ricoperto dalla sua armatura che lo rende indifferente al consumo del tempo. Record di visite per la mostra dedicata a Tutankhamon,